quante sono le cose che vi vorrei dire. Quindi in primis vi dico che sono super mega carico perché andiamo a prendere il nuovo mezzo, che pronti via è una roba fotonica. E qui lascio intendere a voi cosa potrebbe succedere. E lo so che vi state chiedendo che cosa fai con un cappotto se devi andare a prendere una moto, ma questa è un'altra storia e lo scoprirete. Dentro questa sacca gigante ci sono le cinghie. Oh, quindi primo step, prendiamo la macchina. Ovviamente è assolutamente proibito skippare questo video. Al più, se proprio volete fare qualcosa, vi potete iscrivere. Eccolo il mezzo. Serviva un bel furgone, no? No, in realtà il furgone si serve. Non è fisso, per fortuna. L'abbiamo preso oggi in uso. Siete pronti? Ecco a voi il nuovo mezzo. No, non c'è ancora. Ci siete cascati. Lo andiamo a prendere tra poco. Velocità di crociera 90 km orari, perché ho appena scoperto che il furgone che ho preso è a metano e quando finisci il metano rimangono tipo 10 litri di benzina. Il mezzo è autolimitato a 85 km orari, quindi mi sta superando un camion al minuto. La mia salvezza! Niente, io speravo che fosse finito l'incubo dei miei 85 km orari e invece no, mi sono fermato a un'area GPL e il furgone è a metano. C'è sempre da imparare. Sarà un viaggio lungo. È demoralizzante fare gli 85 km orari, sapete perché? Ho perso il conto di quanti camion mi hanno superato. Non ti ho mai desiderato così tanto. Mezzo parcheggiato. Rappa Racing. Bellezza. Ciao a tutti. Mi sono concentrato effettivamente sul mezzo, perché sì, ho parlato con il Rappa che è laggiù e dopo vi faccio fare due chiacchiere anche con lui. Effettivamente quello che mi aveva anticipato, no spoiler, al telefono coincide. Veniamo, prendiamo già il furgone perché dobbiamo essere pronti, che non si sa mai nel caso. C'ho i brividi perché l'ho vista e siamo pronti. Tra l'altro non so se avete visto il contesto. Sì, va bene, si vede del rosso, ma guardate qua, c'è un telaio. Qua ci sono altri accessori, tipo un motore, un altro telaio, che tra l'altro questo è stato saldato perché c'è un progetto in corso. Mister Rappa. Ciao a tutti, se avete delle domande fatemi pure. Comunque andiamo per step, non facciamoci prendere la mano e vi presento ufficialmente il mio nuovo mezzo. Honda CRF 450 RX, perché sì, abbiamo la targa ed il fanale, quindi possiamo girare su strada. Perché ho preso un bel 450? C'è qualcosa che va più forte di un 450? Conosci tu? Di certo non uno Zabbe 700, perché con quello lì vai su un sidecar, non vai su una moto. Cioè, mi vogliono male, io avevo appena iniziato a spostare la moto per iniziare a caricarla tutto felice e invece là stanno per accendere una moto. Sport, fammi sentire. Chiedendo, ma cosa è successo? No, in realtà è sempre io. Mi sono cambiato, c'è il furgone con ancora la moto dentro. Sono praticamente arrivato a Milano perché c'è una cena molto particolare e mi sento alquanto al disagio. Scarichiamo domani? Ottima scelta. Buongiorno, oggi di prima mattina, casco alla mano e lo sapete cosa facciamo? Proviamo per bene il nuovo mezzo. Hola. Non so perché, ma ogni volta che apro c'ho sempre un po' la paura che non ci sia dentro. Però c'è, quindi iniziamo a smontare. L'Ondina 450, pronti a fare questo bellissimo tour di prova, perché ieri l'ho provata nel parcheggio, ma sai, non è che ho capito tantissimo, ho sentito che girava bene e ho detto top. Ovviamente, come vedete, è un po' tutta da sistemare. Tra l'altro questo l'ho visto adesso. Hola! Allora, prima cosa da vedere su questa Ondina è come si impenna. Oh, non come va forte. Seconda cosa da vedere su questa Ondina è come ce la caviamo con una partenza. Bestiale. Adesso ci creiamo il salto. Guardate quanto scava! Assurdo! Tutta prepotenza! Situazione migliore, prima volta con la moto nuova su asfalto bagnato col tassello, vai!
Oh, vi giuro, era un quarto di gas. Ma quanto va forte! C'è una coppia paurosa. Oh, primo ostacolo da superare. Bello. Mi sono piaciuto, bello convinto, anche se c'è fango. Si scivola un bel po'. Ora ci addentriamo in questi sentierini. Quanto slitta, vorrei provare col traction, perché abbiamo mappatura 1, 2, traction. No, non va di traverso, non vorrei provare un off. Ma no, vabbè. Posso aprire tutto e non va. Sì, la moto va molto più piano però, perché taglia un sacco potenza. Adesso togliamo il traction perché ci piace un po' di brivido. E sapete dove stiamo andando? A fare la famosa salita del Fantic. Come si fa ad andare a full gas con una moto così? Plana. Basta, potrei stare qua tutto il giorno. Che fare? Stavo dicendo, fare le impennate sul posto col 4,5 è un pelo complicata, perché devi essere super delicato. Che bello. Porca miseria. Eccola, ben arrivata a casa. Come vedete c'è ancora le tabelle, porta numero, ovunque. Perché questa moto l'ho presa usata e veniva usata da un ragazzo che faceva enduro, fettucciati, tutte quelle robe lì. Infatti, come potete vedere, la moto ha diversi segni un po' ovunque. Però quello che interessava a me, potete intuire da un punto di vista estetico. Lo vedete, ci sono graffi sui paramani. No, vabbè, sono pure diversi. Questo dettaglio non l'avevo visto. Le grafiche, poverine, sono finite, segni un po' ovunque. Il telaio, anche lui c'ha i suoi segni. Stessa cosa, fianchetti laterali demoliti. Questo scarico non ho ben capito. E poi sì, abbiamo già un po' di accessori, tra cui anche il paramotore. La moto è praticamente stock, quindi la potenza che avete visto è di serie. Il telaio è un 2021. Esteticamente c'ha sempre il suo fascino. Quello che non mi convince molto è la mascherina, ma non preoccupatevi, perché ho in mente una serie di modifiche e in primis la dovrò restaurare tutta per farla tornare nuova. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del 4,5, la nuova arrivata. Se volete più contenuti in off-road oppure più motard, se volete qualche modifica in particolare, lo so cosa state pensando tutti e non vorrei fare la pazzia, ma mi sto convincendo. Indovinate a fare cosa? Lo facciamo?